un'altra occasione per presentare il libro Pasta, storie ed avventure di un cibo tra Sardegna e Mediterraneo. Le mie scelte sulla presentazione non sono le presentazioni solite, non voglio parlare del libro, voglio creare delle situazioni attorno al libro che mi ispira molto a creare queste condizioni. Il libro parla della storia della pasta in Sardegna, ma percorrendo tutto il Mediterraneo, cercando di ricostruire anche l'origine dei nomi, siccome nella cucina sarda c'è molta confusione e oggi stiamo banalizzando tutta la terminologia, ho cercato di fare ordine, di parlare anche su alcune tipologie di pasta della Sardegna, questo nel libro, oggi stasera ne abbiamo letto solo dei passi, un po' per stimolare il lettore. Però ho cercato su alcune paste, non si sapeva molto, tipo Sosandarino di Usini, che loro si rifanno a una foto degli anni 50, invece in questo libro riporto un documento del 700 che è fondamentale per la storia di questa pasta. Oggi in questa situazione abbiamo cercato di leggere dei passi del libro, partendo comunque da non solo sulla pasta, ma siccome la pasta come elemento della cucina è un impasto, si parte da questo impasto preistorico e poi questo impasto dà evoluzioni diverse, diventa pane e quindi segue il suo percorso, diventa sfoglia di pasta, diventa polenta e ogni forma presa da questo impasto cerco di dargli un percorso di, ad esempio, anche un altro percorso molto importante è stato quello di parlare del couscous, che è la definizione più conosciuta oggi, mentre in Sardegna ne abbiamo mille forme. La Sardegna è proprio un continente da un punto di vista gastronomico, ogni zona ha un'identità ben precisa e quello che oggi banalizziamo e chiamiamo couscous in Sardegna può essere succo in logo d'oro, ministro in barbagia, ambus nell'ingrediente, casca carloforte, insomma tantissimi nomi. E anche qui ho cercato di spiegare che non necessariamente ce l'hanno portata gli arabi, ma potrebbe essere anche un'invenzione tutta sarda. È la prima volta che suono per un libro che parla di cucina, poi di pasta. Io sono un amante della pasta, quindi mi sono divertito tantissimo a suonare. Poi ho conosciuto degli amici come Giovanni, come Stefano. È stato anche emozionante. Sì, delle volte emozionante proprio. Sono contento, poi parlo al pianoforte, ho poco da dire. La mia Sardegna è l'aria che respiro tutti i giorni. Quando sono fuori per viaggi, per lavoro, mi manca tantissimo, è proprio è il colore della montagna, il profumo del mare, è bellissimo la Sardegna. Io sono un'artigiana, disegno e creo oggettistica d'arredamento. Il grembo materno, il PVC è il mio materiale, io lo chiamo il grembo materno perché preserva, racchiude e racconta. Con Giovanni è stato molto carino perché lui così d'emblema ha detto mi piacerebbe che mi facessi le scenografie per la presentazione del mio libro. Immediatamente felicissimo, accettato, e lui mi ha detto però ho un patto, e dico che patto? Che tu stia in scena con me. Ho detto in scena io, timida, dovrei fare la sordomuta e poi parlare io di pasta, di farina, insomma non è proprio, io cucino per la sopravvivenza, quindi diciamo che non è proprio la mia arte. E lui mi ha detto sono sicuro che ti inventerai qualcosa per dialogare con me. E quindi ho pensato che l'unico modo era poter interpretare una massaia.
una massaia, cioè ho pensato nella casa di una massaia ci sarà la presentazione di un libro gastronomico, quindi lei adeguerà l'ambiente e il luogo per questo evento. E quindi ho creato un po' questa massaia che lava, prepara, riordina, e con una mia opera, perché quello è un quadro che poi diventa tavolo, ho creato proprio il piano da lavoro. La presentazione del libro di stasera nasce da un'idea che è quella di non presentarla con il solito modo, con la solita modalità di un relatore, di qualcuno che intervisti e chieda domande, ma è stato dato spazio al racconto, a raccontare, quindi il raccontare attraverso una espressione che è quella dell'espressione mimica, l'espressione anche teatrale, e il raccontare attraverso le pagine scritte, e raccontare una storia, la storia della pasta, la storia che parte da lontano per arrivare fino a noi, con tutti magari degli aneddoti, delle curiosità che ci interessano e che ci incuriosiscono. La mia Sardegna è forse una scoperta delle radici che io lombardo sento di non avere, mi sembra di essere dappertutto, di tutto il mondo, mentre questa terra è una terra che ha delle radici molto forti e i sardi sono molto orgogliosi delle loro radici, e per me che forse nelle pianure, nelle nebbie lombarde non mi sento così, forse un po' più volatile, sentirmi attaccato alla terra è stata per me una bella sorpresa. Buonasera, lo sapete tutti che io amo Alghero, anche se io sono umbra di DNA e romana di nascita, però Alghero per me credo che sia al terzo posto nel cuore. E non potevo mancare questa sera al libro di Giovanni, è un libro che l'ho già dall'anno scorso, che l'ho letto, riletto, ho fatto tante ricette, e poi sapete cosa mi piace di Giovanni? Perché lui tratta molto bene la parte storica, cosa che ad esempio io nei miei libri non faccio mai, metto solo ricette e via, invece Giovanni mette la parte storica che è molto interessante, specialmente in questa terra di Sardegna. Dicevo prima che nell'altra vita sicuramente ero una capra sarda, per cui forse ci sono sempre stata in Sardegna. Noi inizieremo il 9 settembre, mi raccomando, siete tutti davanti alla televisione per la prova del cuoco, perché anche se la prova del cuoco ha 14 anni è sempre il programma più visto e il migliore che c'è della cucina. Grazie.